Sì, è vero che nel primo tempo non abbiamo fatto quasi niente bene, poi nel secondo tempo ovviamente abbiamo fatto qualcosa meglio, poi paradossalmente se segniamo primo tempo, nel secondo tempo se qualche partenza potevamo sfruttare meglio perché avevamo 3-4 partenze importanti, purtroppo non ci siamo riusciti a decidere la partita, però la Serie A è così, abbiamo visto che è una squadra esperta. Giocatori vecchi che sanno come muoversi in campo e noi nel primo tempo abbiamo fatto tanta fatica. Poi, come ho detto, nel secondo tempo un po' meglio, però qui si vede che ogni partita in Serie A è molto molto difficile. Nell'approccio sbagliato del primo tempo, secondo te ha influito di più magari il fatto di avere un po' troppa convinzione nei propri mezzi dopo le 5 vittorie consecutive o semplicemente una gara che non è andata perché capita, insomma, nel calcio succede anche questo? No, non direi che non era voglia, sicuramente era voglia, però come ho detto, Chievo ero più aggressivo, avevano più voglia, avevano più tutto. Poi come hai detto te, magari questa partita era dopo 6-7 partite, mi sembra che non è un po' andata, ma è importante che abbiamo ottenuto un punto, perché anche quando non giocate benissimo e ottenete punto soprattutto fuori casa è una cosa importante.